spazio di partecipazione, no? Nel momento in cui c'è qualcosa che la persona che io sto intervistando, che questa persona può insegnare a me, qualcosa che io posso insegnare a lui, qualcosa che questa persona può raccontare a me e io posso raccontare a lui, allora costruiamo una partecipazione, una reciprocità. I rifugiati intervistati nel film pensavano che una volta arrivati in Italia avrebbero potuto dimenticare tutto il dolore subito nel viaggio. Invece non è così, non può essere così. Perché? Quando io ho scoperto quei racconti e ho sentito la necessità di raccontarli agli italiani, quando loro hanno scoperto, e non lo sapevano, questa è una cosa altrettanto importante, che le violenze che loro avevano subito erano collegate ad una decisione del governo italiano, del paese in cui loro erano arrivati e avevano ottenuto protezione umanitaria, a quel punto hanno sentito necessario raccontare agli italiani quello che loro avevano vissuto, perché capivano che quello che loro avevano vissuto era legato alla decisione del governo italiano. Non lo sapevano prima. Per questo hanno deciso di mettere mano ai loro ricordi, e ai loro ricordi anche di dolore, e raccontarli. Qual è la ricetta per promuovere la giusta integrazione delle persone migranti e rifugiate? Cioè, la prima cosa da fare è togliere potere alla paura. Soltanto quando ci liberiamo dal filtro della paura e dal potere dei furbi della paura, quelli che utilizzano quella paura per aumentare, poi possiamo iniziare a discutere di come costruire una convivenza, di come costruire un dialogo, di come costruire un'accoglienza. Vi assicuro, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, ma tantissime decisioni assolutamente inefficienti, molto dispendiose e completamente inefficaci che sono state prese negli ultimi anni, sono state prese semplicemente per cavalcare quella paura. Per poter dire, tu hai paura, io ti risolvo la paura, non per poter fare qualcosa di concreto sul tema. Basta, vi do un consiglio per chi vuole approfondire questo tema, andate a vedere qual è il rapporto tra costi e risultati dei vari centri di detenzione fatti negli ultimi anni ai danni dei migranti in Italia. Oggi si chiamano CIE, centri di identificazione per espulsione, e prima si chiamano CPT, centri di permanenza temporanea. Andate a leggere delle ricerche su questo tema e scoprite quanti soldi noi investiamo su queste misure ad hoc per espellere e per impedire, e quanto poi questo ottenga dei risultati. Secondo te la politica fa abbastanza per i rifugiati? Allora, innanzitutto l'Italia fa molto meno per i rifugiati di quanto facciano gli altri paesi europei, nonostante ogni volta che arrivano gli sbarchi noi diciamo ma l'Europa ci deve aiutare, non possiamo essere lasciati soli. La risposta che ci arriva dall'Europa, ma nessuno ci dice che la risposta è quella, siete ancora sotto allo standard di accoglienza dei rifugiati, quindi per favore prima accoglietene un po' di più e poi vi daremo una mano, perché gli altri stanno facendo di più. E quali vantaggi hanno gli stati europei nel comportarsi come si comportano? Ma dunque, quale vantaggio c'è nel dare la possibilità ai propri cittadini di viaggiare in modo sicuro e tranquillo e di negarlo invece ad altri? Il vantaggio è che i tuoi cittadini crescono, fanno crescere l'economia del tuo paese, fanno aumentare la cultura, la conoscenza all'interno della tua comunità. Gli altri vengono esclusi da questo circolo, che è un circolo che chiaramente ne gode dall'essere un circolo elitario. Che vantaggio c'è a fare una festa in cui tieni fuori delle persone? Che quelli che stanno dentro si perdono di più. Se i rifugiati fanno così tanta fatica per arrivare in Italia, perché il governo italiano aumenta la loro sofferenza finanziando le prigioni? E lo fa, in fondo lo fa per dare una risposta a quella paura, no? Nel momento in cui viene alimentata la paura dell'invasione, fermare le persone in quel modo significa dire noi abbiamo fermato quella paura. Infatti chi poi ha fatto quelle misure poi in campagna elettorale ha detto abbiamo fermato l'invasione, siamo stati bravi, non sono più arrivati alla chiusura. Volevo chiederti quanto la paura verso gli stranieri è condizionata dai messaggi trasmessi dai media e dagli stereotipi radicati nella società? Io credo che tutti noi nel momento del confronto con l'altro abbiamo
con l'altro di qualsiasi tipo, con l'altra lingua, con l'altra religione, con l'altra cultura, con l'altro sesso, abbiamo un momento di paura, viviamo un momento di paura, che è legato all'ignoranza dell'altro, nel senso ignoranza, insomma, nella non conoscenza di quell'altro. No? Se noi ci ritroviamo d'improvviso in mezzo a un gruppo di persone che parla francese, noi non sappiamo parlare francese, ci danno la parola, la prima situazione è una situazione di panico. E io credo che sia fondamentale partire dalla consapevolezza che il rapporto con l'altro determina paura. Però poi esiste un'azione di cui la comunità umana si è dotata e che purtroppo negli anni ha assunto un significato abbastanza negativo, soprattutto negli ultimi anni, che è l'azione politica, che tra i suoi principali fondamenti dovrebbe avere proprio quello di prendere queste paure e cercare di ridurle, perché altrimenti la convivenza all'interno di una società è impossibile. E la politica era nata in questo modo. Poi negli ultimi anni invece è diventata molto di più: io vado a occupare un posto di potere per portare il mio interesse privato dentro quel posto di potere e fare i soldi per la mia crisi. La politica è diventata invece gestione di interessi privati, prende quella paura e la fa saltare in aria, la fa diventare ancora più grande, perché così io divido i gruppi e dividendo i gruppi poi gestisco le relazioni con i singoli gruppi senza che i gruppi si parlino, e molto spesso riesco in questo modo a imporre ai singoli gruppi che non si conoscono singole ingiustizie ad ognuno, e intanto io gestisco il mio potere che accresce sempre di più. C'è un dato molto forte che ha a che fare con la crisi economica di questi giorni, che contemporaneamente alla crescita della paura in questo paese è cresciuta la diseguaglianza economica, cioè la non distribuzione delle ricchezze. Cioè chi gestisce quella paura molto spesso la gestisce per generare paura e guerra tra poveri, perché quello determina la capacità del ricco di isolarsi dal controllo del povero. È giusto che la legge italiana consideri la clandestinità un reato? Se fossimo capaci di ribaltare il discorso e di dire e di parlare del problema del diritto di viaggiare, cioè di chi ce l'ha e chi non ce l'ha, non arriveremo mai alla conseguenza del reato clandestinità. No? Perché se il problema è che tu non hai il diritto di viaggiare, io devo trovare il modo per darti il diritto di viaggiare. Se invece il problema è che tu stai cercando di venire in un posto in cui non è giusto che vieni, allora posso arrivare anche a pensare di metterti in prigione per questo. Quindi il punto di partenza è: qual è il problema? Ad esempio, una cosa molto semplice: la comunità europea investe tantissimi soldi per muovere studenti all'interno della comunità, muovere studenti e lavoratori all'interno della comunità per mandarli all'estero, no? Perché si sa che più fai muovere i giovani, più dai un futuro di vivacità, un presente di vivacità e un futuro di sostenibilità all'economia del tuo paese, no? Per cui voi avrete tante occasioni con gli Erasmus, con i progetti Leonardo e con altri tipi di scambi di andare all'estero e di conoscere altre culture. Fatelo, fatelo tantissimo, è importante per voi, per la vostra famiglia, per i vostri amici, per la vostra società. È una delle cose che fa crescere di più in assoluto. Va bene? Nulla si investe per far muovere i giovani dei paesi in via di sviluppo, no? Pur sapendo che proprio la mobilità dei giovani è uno dei fattori di sviluppo più forte, no? Pur sapendo e dichiarandolo sui propri giovani, sui paesi in via di sviluppo invece non si fa questa cosa, no? Perché non li si fa muovere, ma anzi gli si nega la possibilità di muoversi, nonostante proprio i paesi in via di sviluppo abbiano più bisogno di sviluppo. Ci sentiamo più sicuri sapendo che gli stranieri, i clandestini o quelli ai quali è scaduto il permesso di soggiorno possono essere rinchiusi nei CIE, centro di identificazione e espulsione? E su questa sensazione di necessità di sicurezza si è costruito tantissime delle risposte alla paura. C'era una ricerca molto bella di un sociologo che si chiama Ivo Diamanti, che era andato a vedere chi votava quei partiti che sostengono
maggiormente queste misure di detenzione, di chiusura, di espulsione, non viveva in zone ad alta tensione, ma basava la propria convinzione di voto per quelle persone sulla base di parole d'ordine e di immagini che la comunicazione mediatica aveva diffuso sulla presenza di quell'esigenza di sicurezza. Chi invece vive in contesti più ad alta intensità di presenza multiculturale e convive nella quotidianità con quelle situazioni è molto più consapevole che la soluzione non è l'espulsione di quelle persone, ma è la costruzione di un dialogo con quelle persone, perché ci vivi a fianco, dice, non è che io posso rinchiudere a un certo punto. Se invece tu non hai questa convivenza, allora ti affidi a quegli appelli di sicurezza per eliminare il problema, per evitare che arrivi anche a casa tua. All'inizio hai iniziato il discorso dicendo non è positivo, comunque è guardato un po' come negativamente, no? Quel sentimento di dire ma poveretto, ma in fondo viene da dire io cosa c'entro in questo, che colpa ne ho, è una realtà comunque distante da me, per quanti sforzi posso fare, per quante compassioni posso provare, in ogni modo non sono io che ho bisogno, no? Quindi anche l'altra volta era venuta fuori una domanda da Mary, la mediatrice interculturale, ma in fondo io sono razzista, perché per quanti sforzi posso fare, io sono in una posizione di privilegio, sono comunque al di sopra, chi ho davanti è al di sotto, sono io che sono normale, sono bianco di colore, sono io che sono nel mio paese, è l'altro che è di fuori, è straniero, è l'altro che è di colore, non sono io non sono interpellato in questo. E poi l'altra cosa, ecco, tu stigmatizzarmi come negativo, posso dire poveretto, però in fondo è questa paura che ti ha mosso nel ricercare e nel conoscere questa realtà, la paura un giorno di finire dall'altra parte. Io credo che ci sia qualcosa di vero di quello che tu dici e qualcosa che con cui cerchi di proteggerti, no? Cioè è vero che nella tua quotidianità tu te ne puoi fregare, no? È assolutamente vero e tu sopravvivi tranquillamente, però ti stai proteggendo da due cose. Uno è dal fatto che domani potrebbe succederti e tu ti stai proteggendo da questo rischio fregandotene oggi. L'altra cosa da cui ti stai proteggendo e da cui stai scappando è il tuo ruolo all'interno di una società che a un certo punto potresti pretendere che sia una società di partecipazione, no? Cioè è una società in cui tu hai un ruolo individuale, ma hai anche un ruolo rispetto a quello che gli altri fanno. Allora tu con questo punto di vista, che è assolutamente comprensibile nella quotidianità, stai costruendo però una protezione rispetto a due rischi che fai finta di non vedere. Uno è nel rapporto che gli altri possono avere con te e uno è nel rapporto che tu puoi avere col tuo futuro. Invece se ti rompi un po' la testa con i problemi degli altri e scopri che sono un po' problemi anche tuoi, questo ti potrebbe essere molto utile anche dopo. Ed è per questo che non è vero che io sono partito per la paura. Io sono partito perché non sentivo dentro a me paura, ma sentivo curiosità. Sono partito perché volevo dare una risposta a quella paura, forse c'è, cioè, un punto di vista opposto. E ti assicuro che le cose che ho conosciuto durante i miei viaggi sono cose che hanno arricchito me prima che arricchire le altre persone. No, io sono andato perché volevo conoscere delle cose, perché conoscendo quelle cose preparavo in qualche modo anche me stesso a sapere qual è il mio rapporto con gli altri in quelle cose e a sapere qual è potenzialmente il mio rapporto con quella situazione di pericolo in un potenziale futuro in cui decidono che noi stiamo dalla parte sbagliata. Perché sarai d'accordo con me che non l'hai deciso tu che sei dalla parte giusta, no? Che qualcuno ti ha messo dalla parte giusta.